Riparte con nuovi stimoli e obiettivi ambiziosi l'avventura del Team Bianchi Mountain Bike, affiancato quest'anno dal marchio TX Active by Italcementi. A guidare questa unione tra due nomi di prestigio internazionale sarà sempre Felice Gimondi, nel cui palmarès figurano un mondiale, tre giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta de España. Direi che gli obiettivi fondamentali sono due, naturalmente i risultati, perché quando hai un team che ha un costo anche elevato, pur essendo piccolo, è condotto in modo professionale, quindi i risultati sono determinanti, però un'altra filosofia nostra è ecologia e pulizia anche nella conduzione degli atleti. Non cerchiamo scorciatoie, se possiamo vincere, se non possiamo vincere accettiamo anche il secondo posto. Gimondi, che ha portato la sua mentalità vincente dalla strada alla mountain bike, sarà coadiuvato da Massimo Ghirotto, da 10 anni manager del team. Opererà al loro fianco Andrea Ferrero, consolidato punto di riferimento per il vivaio di campioni. A dare la continuità alla linea verde del cross country c'è il bresciano Cristian Cominelli, laureatosi campione italiano under 23 del ciclocross a gennaio e desideroso di affermarsi anche nella mountain bike. Di sicuro la stagione è iniziata benissimo, un po' di amarezza per la medaglia mancata al mondiale di ciclocross, però uno dei due obiettivi, che era il campione italiano, è andato nel migliore dei modi. Adesso iniziamo questa, diciamo, nuova avventura, che comunque penso che sia una stagione di sicuro importante per me, perché sono gli ultimi 2 anni nella categoria degli under 23, quindi ci terrei, insomma, anche a mettermi in luce anche a livello mondiale. Uno degli obiettivi sarà il campionato italiano, dove penso, cioè, spero di riconfermarmi, e poi, insomma, vedremo per i mondiali. Insieme a lui il francese Stéphane Tempier, pronto al salto di qualità tra gli elite. Il duo colombiano, composto da Leonardo Paes e Julio Caro, sarà il riferimento per la marathon. Paes, detentore della Coppa del Mondo, sarà richiamato a confermarsi ai vertici della specialità, mentre Caro cercherà di tradurre in risultati le potenzialità esibite nel 2008.